Mi chiamo Wesley Williams e vengo da Miami, negli Stati Uniti. Qual è la tua specialità? Sono un monociclista estremo. E quante ore di allenamento ti servono al giorno per fare la tua specialità? Mi alleno molte ore al giorno, 3 o 4, a volte di più. Dipende perché ho spesso nuove idee, è qualcosa di nuovo che non sia stato mai visto prima. Il mio obiettivo è sempre quello di mettere in scena qualcosa che il pubblico non abbia mai visto. Qual è l'abilità necessaria per realizzare gli esercizi incredibili che porti in pista? Ci vuole molta passione, perché mi esibisco davanti a un pubblico numeroso, ma ci vuole anche molta abilità mentale, perché ogni monociclo che utilizzo mi richiede di avere un equilibrio diverso e quindi devo stare concentrato tutto il tempo. Questo è sicuramente un sogno che si sta realizzando a Monte Carlo, ma c'è un altro sogno che vuoi raggiungere nella tua vita? È un grandissimo risultato per me essere qui, perché questo è il sogno che ho fin da bambino. Mi ricordo quando guardavo tutto questo trasmesso in TV. È la mia prima volta qui a Monte Carlo, è un obiettivo raggiunto. Ma un obiettivo più grande che ho è quello di fare il record del mondo qui a Monte Carlo. Here in Monte Carlo. Good luck. And say hi to Italian Television. Hello. Florida nel 1997, a soli 23 anni, è entrato nel Guinness World Record per un giro di pista su un monociclo più alto del mondo, 8 metri e 89. Ma avete capito quanto è difficile? Non so voi, ma io non sono mai riuscita a fare più di 3 salti con la corda e lui lo fa addirittura in equilibrio su un monociclo, in bilico su una pedana. A differenza di molti artisti, non proviene da una famiglia circense e tutto è nato all'età di 5 anni, quando ha chiesto in regalo a Babbo Natale un monociclo.
ma dove vai? Vuoi venire a presentare qui con me? Avete visto che espressione raggiante? Si vede che questo per Wesley non è un semplice lavoro, ma una vera e propria passione. Il y a trois semaines, Wesley William est entré dans le Guinness Book des records car il est grimpé sur un monocycle très très haut. Petit Gugu sta dicendo che Wesley nel 2022 è entrato nel Guinness dei primati per un giro di pista su un monociclo alto 9 metri e 71, ma questa sera Wesley vuole battere il suo stesso primato arrivando a 10 metri e 60. Ok, Monsieur Wesley, go! Bravissimo! E
il Guinness è assicurato.